Ci sono anche diverse opzioni per quanto riguarda le volte in cui viene in palestra. Se viene solo due volte paga ovviamente meno che se viene tutti i giorni. Ci sono anche proprio gli abbonamenti, può fare un abbonamento di 6 mesi per 2 ingressi a settimana o 8 ingressi al mese, adesso non mi ricordo. Costa 200 euro e per 6 mesi costa 350, per un anno costa 600, non costa tanto, alcune costano 800, sì, ma quanto, scusami. Questo è sì, 2 entrate a settimana. E se no annuale va a 1000. Ma essere in forma non ha prezzo, giusto? Ciao, certo, abbiamo anche i personal trainer, ovviamente, extra. E abbiamo anche delle persone che lo possono aiutare con una dieta. Sempre extra, sì. Però una volta che inizia questo percorso le consiglio di fare un po' tutto. Non funziona proprio niente. Sì, abbiamo anche uno shop di integratori e pastiglie che aiuteranno a dimagrire, certo. Io ho il mio fit qui. Allora, quindi lei è qui, immagino, per fare la prova gratuita. Scusi un attimo. Pronto. Signora, è la quarta volta che mi chiama stamattina. Sì, di solito c'è anche in vacanza d'agosto, ringrazi che noi siamo aperti. Sì, signora, per agosto il suo abbonamento è sospeso. No, signora, se torna il 2 settembre, glielo possiamo sospendere fino al 2 settembre, quei 2 giorni li perderà. Signora, può anche non venire in palestra per quanto mi riguarda, ma ha fatto l'abbonamento a giugno e l'ha fatto di un anno, quindi nel caso perde i soldi. Non è neanche mia la palestra. Posso anche provare a sentire, ma le assicuro che non le fanno la sospensione anche per 2 giorni a settembre, se le faccio ragione. Ascolti, lei non è in vacanza, non è al mare, non si deve abbronzare. Bene, ok. Allora la prego di godersi le sue vacanze, visto che lei può andare in vacanza. Grazie.
ti ascolta, c'è quella pazza schizzata che mi ha chiesto un così. Oddio, ho chiamato anche te stamattina, ma che problema ha? Oddio. Comunque, io pensavo di bloccarlo il numero per agosto. Si può? E la faccio finta che non prenda la linea. Tu cosa fai? Oh, è andata sera. Un attimo. Sì. Lui è stato carinissimo. Mi ha offerto la cena. Siete? Signore, arrivo. Scusa, ho un cliente da. Era lavoro, stia calma. Allora, lei quindi vuole fare la prova gratuita. Non con quelle scarpe, comunque. Sì, ha piovuto, sono piene di fango. È la prima regola delle palestre: non si entra con le scarpe sporche. Le scarpe che uso in palestra devono essere pulite e devono essere diverse da quelle che uso fuori. Le possiamo noleggiare oppure può tornare a casa a prenderle. Vabbè, allora, per fare la prova gratuita io comunque ho bisogno dei suoi dati e devo farli firmare comunque un contratto. Non verrà debitato niente, ma noi dobbiamo prendere i suoi dati. Ok, allora. Australiano. Mi ricordo il nome di un surfista, ma no. Allora, cognome, ok, data di nascita. Ah, ma non è giovane. Non può avere ancora speranza, penso. Codice fiscale. Come non se lo ricorda? Guardi nel portafoglio. Non è il portafoglio. Esatto. Lo cerchiamo. Perché no? Tanto sono a sua disposizione. Non mi danno le ferie, la custodia. Tutto. Ecco qui il sito. Vedete il cognome? Ok, data di nascita, messa comune di nascita. Ok, maschio e femmina. Ok. Ecco qua, copio, incolla. Ok, allora adesso mando a stampare il documento e poi glielo do. Torno subito. Non riuscirò mai a convincerli a mettermi la stampante in bianco. Non si imbrazzare. Ok, allora.
questi sono i suoi documenti. Allora, lei mi deve fare una firma. Qui la data. Ok. La prendo qui una penna e un portafoglio. Questa è mia. E la legga, cosa le devo dire? Il secondo piano di quella casetta. Che cosa sta facendo? Non sa leggere con la mente? Deve leggere a bassa voce. Oddio, so. Legga pure come se la sente. Sempre le solite cose da lei, le piccate di pranzo, che pronto è pronto pranzo. Dove gli hanno insegnato a leggere la scuola dei Teletubbies? Non ho ancora finito. Se vuole sottolineare anche i punti principali. Tenga. Poco pratica. Le metto le coppie. Pronte. Che parto. Ok, posso. Ok. Anche qui la firma. Deve accettare. No, non può mettere un accetto. Noi le regaliamo anche una prova gratuita, una cosa pretendevia. Grazie. Grazie. Sì, deve solo cambiare le scarpe e può andare, direi. Ce l'abbiamo nel database, le basta che dica il suo nome. Siamo sempre qui. Quando è la palestra aperta, siamo sempre qui. Sì, esatto. Sì, noi abbiamo anche dei corsi. Guarda, se vuole lasciare il Debra, così faccio.